Bentornati amici modellisti anonimi, eccoci qui con l'uscita numero 24 di American Cars, le più potenti auto made in USA. In questo fascicolo ci occupiamo della Plymouth Roadrunner Superbird 1970, ma prima di osservare il modellino diamo il consueto sguardo al fascicolo. Prima parte dedicata al modello, quindi la storia di questo particolare allestimento, perché dovevano essere omologate un certo numero di vetture per poter partecipare alle gare NASCAR, e quindi nasce appunto questo allestimento molto molto particolare, non forse bellissimo, ma comunque particolare. E nell'articolo vi è descritto tutto, da cosa nasce, da quale altra auto deriva, il perché della forma di questo particolare alettone, quindi un articolo abbastanza completo, molto interessante. Segue una sezione dedicata all'impiego nella NASCAR delle vetture Plymouth, e in particolare guidate da Richard Petty. A seguire un'altra sezione dedicata alle città che pian piano vengono invase dalle automobili, quindi siamo negli anni tra le due guerre mondiali, quindi l'automobile conquista sempre più spazio a discapito dei pedoni, e le città si devono adeguare anche a questo. L'evento dedicato al 1970 l'hanno riferito alla vettura allegata al fascicolo, e riferito in questo caso, scusate la ripetizione, all'istituzione della giornata della Terra, quindi una giornata istituita un bel po' di anni fa. In ultima pagina l'anticipazione dell'uscita successiva, Ford Maverick Two-Door Sedan del 1973, ma adesso è venuto il momento di osservare il modellino. Modello in un bel colore giallo vistoso, tetto nero in vinile. Modello molto molto lungo, già la macchina è lunga di per sé, poi si aggiunge anche la parte aerodinamica del frontale, coda caratterizzata da questo grosso alettone, sfondo marcatamente americano e sintesi della scheda tecnica sulla parte posteriore della teca. Ma adesso vediamo il modellino. Ed eccolo qua, questo particolarissimo modello. Come ho detto, un modello che si presenta in questa veste gialla molto molto vistosa, un modello dalle caratteristiche molto particolari, perché è nato sull'esigenza di omologare un certo numero di vetture per poter far partecipare appunto queste automobili alle gare NASCAR. Vediamo comunque il modello e iniziamo a osservarlo dall'anteriore ben fatto, che presenta questa estensione del muso, molto più praticamente cosa è successo: la macchina in realtà finiva qui su questo taglio verticale, poi veniva aggiunto questo muso aerodinamico per poterla impiegare correttamente in gara. Quindi la parte anteriore si presenta molto molto appuntita, vedete il profilo, sembra quasi una punta di un missile. Ci fa mostrare questi annerimenti che poi vanno a integrare anche i fari a scomparsa. Sul faro anteriore sinistro c'è anche un logo stampato, vediamo se riusciamo. Quindi è riferito sicuramente al nome, quindi della vettura, Roadrunner Superbird. Non so se c'è scritto quello, ma sicuramente è riferito a quello. Poi abbiamo un profilo nero qui proprio sulla punta, inferiormente una griglia e due piccoli fari realizzati molto molto bene, poiché fatti in plastica trasparente e perfettamente incassati all'interno dei loro alloggiamenti, quindi un elemento davvero molto molto ben fatto. La presenza da segnalare anche di questo piccolo spoiler realizzato in plastica, quindi elemento separato rispetto alla carrozzeria, molto sottile, molto ben fatto, ospitante anche la targa. Si va avanti col cofano, cofano piuttosto liscio, percorso da una nervatura centrale, presenza di due elementi che sono i ganci fermacofano, due sfoghi d'aria sulle fiancate, purtroppo nella parte
rivolta verso il posto della lettura non sono né aperti né tantomeno tampografati, quindi da questo punto di vista si poteva fare sicuramente qualcosa in più. Rozza antenna, l'antenna in realtà c'era ma sicuramente non aveva queste dimensioni, sarebbe stato detto un paletto al posto dell'antenna, ma va bene anche così. Superato il cofano motore abbiamo una griglia correttamente tampografata in nero, quindi una buona sensazione di profondità, e due tergicristalli in plastica color alluminio. Si va verso l'abitacolo, il parabrezza anch'esso contornato da elementi, da profili color alluminio. Si passa alla vista laterale, naturalmente in evidenza questa particolare silhouette della vettura, molto molto aerodinamica, particolare il muso e particolare sicuramente l'alettone così alto, o per generare carico, ma come c'è scritto sul vostro o sul nostro fascicolo, probabilmente per consentire comunque l'apertura del cofano posteriore anche con la presenza dell'alettone, quindi questa altezza è dovuta alla necessità di consentire l'apertura completa del bagagliaio. Fiancate abbastanza lisce, senza nessun particolare virtuosismo, ritroviamo le luci di ingombro anteriore e posteriore, anteriore arancione, posteriore rossa, bordate da una cornice color alluminio. Subito dopo le portiere posteriori un'altra presa d'aria, anche in questo caso però la presa d'aria non è né tampografata né passante, però la verniciatura di questo bel giallo nemmeno troppo spessa ci fa vedere benissimo tutte le particolarità della carrozzeria. Maniglie di apertura della porta integrate con la fusione della carrozzeria, evidenziate un tocco di colore, e specchietto retrovisore in plastica cromata. Bene tutto il comparto delle cornici, sia quelle ricadenti sul tetto nero a simulare la presenza di un tetto in vinile, sia quelle dei finestrini singoli, quindi tutto è ben tampografato. Forse mancherebbe qualcosa, qualche tampografia sul bordo superiore della fiancata, ma può anche andare bene così. I cerchi sono ben fatti poiché ben realizzati, un misto tra cromato e satinato, molto ben fatti poiché i fori presenti su di essi sono passanti, quindi un elemento realizzato davvero con dovizia di particolari. Passiamo alla coda dominata da linee orizzontali, fari che abbiamo già avuto modo di vedere comunque anche nell'altra versione di Plymouth Roadrunner, fari realizzati in plastica rossa trasparente ma impreziositi da queste cornici nel colore della carrozzeria che si sovrappongono ad essi. Nella parte centrale tra due fari ritroviamo l'indicazione del marchio Plymouth e il pulsante o il blocchetto di apertura del cofano posteriore. Sul bordo superiore della parte posteriore della vettura ritroviamo l'indicazione Roadrunner e l'icona dell'uccello o di quell'animale che comunque conosciamo dai cartoni animati. Spicca naturalmente la presenza del grosso alettone sulla coda, non vi avevo parlato delle scritte anche sulla fiancata, quindi sull'alettone ancora una volta l'indicazione Roadrunner e il marchio Plymouth, bello grande, stampato sulla fiancata. Sotto c'è, nel posteriore c'è un bel paraurti di grosse dimensioni, tutto cromato con la targa al centro. Questi due cerchi ai lati dovrebbero essere luci di retromarcia, ma non sono realizzate in plastica trasparente, sono solo realizzate in rilievo rispetto al paraurti stesso, al di sotto del quale compaiono i due tubi di scarico che si aprono a trombetta nella parte terminale. Bagagliaio lungo e liscio e lunotto circondato da una cornice color alluminio. Il fatto della presenza del tetto in vinile vi è spiegato poi nel fascicolo. Lato destro uguale al sinistro, manca solo lo specchietto retrovisore. Nella vista laterale possiamo notare la grande lunghezza del volume anteriore, quindi cofano motore e muso aerodinamico, padiglione e coda con alettone. Nella parte inferiore abbiamo un buon accenno di meccanica, niente di eccezionale, ma comunque tutto nella media, e i due terminali di scarico. Gli interni mi sembrano completamente neri, sono completamente neri, ma come sempre in questa collection sono davvero ben realizzati, molto molto definiti, va bene così.
Questo è il modello, grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima recensione.